capelli? Sì, lo so che è il tuo argomento preferito. I miei capelli sono secchi, i tuoi? Di conseguenza li curo con i prodotti che sono adatti per i capelli secchi. Faccio degli impacchi per tamponare la secchezza, senza appesantirli, sì. Vuoi proprio saperlo? Ma non è un segreto. Non esistono segreti tra me e te, almeno per quello che riguarda la cura dei capelli. Allora, intanto comincio col dirti che uso sempre, sempre shampoo alternati. Uso uno shampoo delicato, per ora questo. Lo sto quasi esaurendo, ma mi durerà un bel po'. Il liquidino. Guarda quante bolle. Questo è di Zen Store ed è proprio adatto per capelli secchi e fragili. Anche se è liquido, lo uso diluito così come tutti gli altri shampoo. Quando i miei capelli non necessitano di un lavaggio approfondito e di essere particolarmente sgrassati, uso questo shampoo qui. Intanto lo consumo, poi vediamo. Sì, ne ho usati molti altri di shampoo delicati. A me è piaciuto tanto, per esempio, quello di Alibisco. Ibiscus. Sì. Questo qui ha un odore. Fresco. E la profumazione è data dagli oli essenziali. Non ci sono delle profumazioni sintetiche aggiunte. Sì. È ottimo per il mio cuoio capelluto che è sensibile. Tende a fare forforata, arrossarsi. Se non uso i prodotti giusti che non sono particolarmente delicati, non troppo sgrassanti, ecco. Quindi invece ho bisogno di fare uno shampoo, un lavaggio più approfondito, ad esempio se devo fare l'henné o se ho fatto un bagno di olio prima, adesso parliamo pure del bagno di olio, uso uno degli shampoo della Saponaria. Per capelli secchi, questi due sono proprio indicati per capelli secchi. Sì, c'è anche la versione per i capelli grassi. Mi ha detto che i capelli grassi ha lunghezze secche, cute grassa, giusto? Beh, c'è quella versione proprio per i capelli grassi. Oh, va bene, anche se le lunghezze secche. In tal caso ti consiglio di mettere lo shampoo per i capelli grassi, poi di usare un balsamo leggerissimo per le lunghezze. Quale? Lo Splendore al Cocco. Sì, quello va bene se non hai particolarmente problemi di nodi. A me i nodi non li districava quel balsamo. Se mi dici che non si annodano facilmente, quello è più che buono. Pure economico, lo trovi tranquillamente al supermercato. Io compro al mercato allora. È da tanto che non l'ho acquisto, proprio perché non era abbastanza efficace per i miei capelli, però talvolta l'ho usato per lavar via impacchi di olio molto pesanti. Sì, quando facevo degli impacchi con olio di ricino e che lo scrosta via l'olio di ricino, proprio della mia testa non vuole andare via quando lo metto. Quindi è l'unico modo per toglierlo via, cioè lavare i capelli prima con il balsamo, poi usare lo shampoo nello stesso lavaggio, sì. Quindi uso uno di questi due. Oh, questo extravergine che non ha profumazioni ed è super super delicato e super super lavante. Devo fare l'henné dopo e la cute deve essere pulita, 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 pulita. Essere super sgrassata, allora uso questo. E anche soprattutto quando devo fare l'indigo,
uscire per forza, altrimenti non prende. Quindi dico un po' difficilotto. Sì. E poi c'è quest'altro che è profumato, girasole arancio dolce. Eppure molto delicato. E in effetti tra questo e questo non so. Non so quale scegliere, infatti le ho tutte e due. Sono tutte e due molto validi, a mio avviso, cioè a me piacciono tanto. E anche questi li diluisco così anche più del precedente shampoo, perché sono piuttosto tosti e piuttosto concentrati come shampoo. Molto concentrati. Vanno diluiti molto più del precedente. Dopo aver lavato i capelli, io metto una volta un balsamo, una volta un altro balsamo e una volta una maschera. Vuoi vedere quali uso per ora? Allora, questo balsamo è potentissimo quando i capelli sono molto annodati, molto crespi, molto secchi, ispidi. Io ricorro a questo qui. È cedro e finocchio e alchimilla. Tra l'altro è una confezione grande, 250 ml, e ce ne vuole poco per riuscire a fare tutti i miei capelli. Sai che sono lunghi? Sono anche molto voluminosi. Infatti, vedi? Lo metto su lunghezze e punte, lo tengo su per circa 2 minuti, poi risciacquo. No, non tanto, non lo tengo su tanto. È raro che io tenga su qualcosa tanto dopo lo shampoo. Mi piace stare con i capelli bagnati che mi gocciolano, anzi se quello che consiglio da darmi è meglio. Sì, perché per esempio quando faccio la maschera, dovrei tenerla in posa 15 minuti, giusto? Anche 20 volendo. Beh, non so come fare per tenerla sui capelli, perché gocciolano. A volte faccio così, se proprio devo tenerla su tanto, tampono l'eccesso di acqua con un asciugamano in microfibra e poi applico la maschera e copro con pellicola i capelli raccolti in un chignon, facendo molta attenzione ai capelli bagnati, sono molto delicati, l'ho sempre detto, sai. E quindi poi sto in posa e poi vado a risciacquare. La maschera che sto usando tanto per ora è questa. Fragola, sempre di Alchemilla. Questo marchio mi piace, quello che riguarda prodotti condizionanti. Non ho mai provato uno shampoo di Alchemilla, tu? E come ti sei trovata? Davvero? Da provare. Chissà. E mi piace per il suo profumo. Panna e fragola, sa proprio di panna e fragola. Profumo e limone. Poco poco sui capelli quando si sciacqua. Purtroppo sì, questa cosa un po' mi dispiace. Allora, secondo me comunque il grosso del lavoro su un capello secco, crespo e ispido, per natura, lo fanno i prodotti condizionanti, cioè balsami e maschere. Se i tuoi capelli sono secchi, anche sulle punte, non anche sulla cute, ecco, riesce a risolvere nell'immediato utilizzando un buon balsamo o una buona maschera da alternare. No, se hai i capelli così con cute grassa, ti consiglio quella al mirtillo di Alchemilla, che è più leggerina. E mi raccomando, non mettere mai balsamo e maschera sulla cute,
mai. Ha capelli corti, di fare attenzione a non farla finire sulla cute e di concentrarti proprio sulle lunghezze, chiamiamole lunghezze, sulle punte, la parte più estrema dei capelli. Come mamma per ora sta usando quella di... Mi viene il nome. È una maschera piuttosto leggera, con pochi condizionanti, quelli giusti. Avocado e miele, non mi viene il nome, suggeriscimelo tu. Magari la conosci, quell'avocado e miele, un profumo buono. Organic Shop, ecco, sì, proprio quella. Colore verde, dentro proprio verde. Ho fatto un po' impressione, però non l'ho vista. Allora, su di me, mi è piaciuta tanto. Perché ho bisogno di qualcosa che mi districhi i capelli, perché mi fanno tanti nodi, essendo capelli mossi, si abbracciano tra di loro, si aggrovigliano, vanno a fare nodi. Ma questi prodotti che sto utilizzando per ora mi districano molto bene, ed appena li metto, tengo la posa, poi risciacquo i capelli, subito vedo che sono proprio liscissimi. Sì. E questo è un altro balsamo pure che mi piace, della saponaria, ma tendo a prediligere determinati marchi e non mollarli, e difficilmente cambio quel che riguarda i prodotti per i capelli perché ho paura a mollare qualcosa con cui mi trovo bene, anche se comunque bisogna dire che è importante variare soprattutto per quello che riguarda i prodotti che vanno a dare, tra virgolette, un nutrimento, che poi nutrimento non è, perché i capelli dall'esterno non possono essere nutriti, nel senso un effetto tampone esterno, quindi un'idratazione delle sostanze attive che possono essere contenute in quel cosmetico, vanno alternate. Quello sicuro, sì. Se si alternano si riescono ad ottenere dei risultati molto più validi rispetto a quando si utilizza sempre lo stesso prodotto. Anche per questo io, per esempio, due balsami e una maschera. Così cambio. Quello sicuro. Anche questo mi fa i capelli super morbidi. Questo shampoo ho usato questo balsamo. E l'odore di questo balsamo e di questo qui sui capelli rimangono. Questo è un odore dolciastro e questo qui ha un odore un po' particolare, erboso, fresco, anche leggermente dolce perché c'è l'estratto di finocchio. La profumazione non è data da un qualcosa di sintetico, ma gli estratti che sono contenuti nel balsamo. Si è scritta una piccola recensione sia sul gruppo Io Trucco, di cui fai anche tu parte, sia anche su Instagram. Mi piace scrivere delle piccole recensioni così immediate di prodotti che vado provando, che vado usando. Vorrei provare qualche altro balsamo. Tu hai qualche suggerimento da darmi? Sì, dimmelo, pensaci su e mi sai dire. Invece quando i capelli li sento super crespi, indomabili, faccio il bagno di olio. Sì, metto una massiccia quantità di olio su tutta la capigliatura e in questo caso uso o l'olio di cocco, che è un olio leggerissimo e anche lavarlo via è facile. Anche se faccio il bagno di olio, poi uso direttamente lo shampoo, uno di quelli, la saponaria. Uno degli oli balsami carini. Tu che hai la cute grassa e le lunghezze secche, l'ideale è questo qua che controlla la produzione di sebo. Sì,
puoi mettere anche sulla cute, ma non usare oli come leave-in, perché tendono a ingrassarti poi la cute. Anzi, fai una cosa, metti un gel sulle punte e spazzoli i capelli, la cute verso le punte. In questo modo il sebo che è presente sul cuoio capelluto si distribuisce sulle lunghezze. Sì, invece questo olio all'amla che irrobustisce le radici e rende i capelli lucidi. Ne ho parlato tante quelle volte. Sono innamorata di quest'olio, lo sai. E poi lo uso per tante altre cose, per fare il massaggio al cuoio capelluto, per fare il massaggio indiano, per fare l'inversion method, insomma, per tante cose. Quando faccio il bagno di olio, lo faccio di solito una sera prima di lavare i capelli, quindi il giorno seguente di mattina, anche di pomeriggio, dai, lavo i capelli. Non può essere tenuto sulla cute per tanto tempo l'olio. Non è che ci metti l'olio e poi stai così, i capelli diventano pesanti. Non solo questo, vai anche a alterare l'equilibrio del cuoio capelluto e potresti irritare la cute, ostruire i follicoli biliveri, quindi ottenere un effetto sgradevole di eccessiva caduta dei capelli o anche produzione di forfora, arrossamento, insomma, no. Anche sulla confezione degli oli balsamo e dell'olio all'amla è scritto va tenuta in posa o per 30 minuti oppure per tutta la notte prima di procedere al lavaggio. Sì. Come leave-in. Sì, si possono usare tutte e due come leave-in, anche se è un po' uno spreco secondo me. Come leave-in io preferisco usare oli a base di cocco, come il diarè o anche l'olio Vatica, che è un olio di cocco arricchito con estratto di amla, te ne ho parlato tempo fa, o l'olio di cocco puro, magari a volte ci aggiungo qualche olio essenziale per profumarlo, come ad esempio l'olio essenziale di lavanda, che è molto buono e rilassante, mi piace tanto. Per fare massaggio al cuoio capelluto utilizzo anche questo gel di aloe che mi sta piacendo tanto, che soprattutto quando devo fare l'inversion method, che non voglio lavare i capelli il giorno dopo, te ne ho parlato, sai. Eh sì, lo uso per tante altre cose questo gel. Senti che rumore che fa. Poi un altro prodotto che tra i miei must have, secondo me deve essere tra i must have di chi ha i capelli proprio secchi e tendono ad annodarsi tanto, un prodotto che mi fa super morbidi quando li sento ispidi è questo, nella linea 11 di Domus Solea, è uno spray chiudiscaglie sì, con l'estratto di 11 piante, profumo divino. Sì, ne ho parlato di questo, ti ricordi? Parte il packaging che a me attrae tanto, una tonalità di verde superlativa, poi profumo divino e l'effetto che fa sui capelli è wow, quando sono bruttissimi. Una spruzzata di questo sembra un tocco di magia. Un'altra cosa che faccio quando i capelli sono secchi, dopo aver finito lo shampoo, vado a tamponare l'eccesso di acqua e ad applicare sia sulla cute che sulle lunghezze un gel. E quello che mi viene più facile preparare così nell'immediato è il gel all'amido di mais. Sì, facile da fare, metti in un pentolino dell'acqua, ci aggiungi un cucchiaio di questo, sì, 250 ml di acqua, un cucchiaio di amido e poi porti di ebollizione mescolando, si deve mescolare, se no si rapprende sul fondo del pentolino.
poi appena bolle lo fai raffreddare. Non mettere bollente sui capelli, no. Anche per te è ottimo che hai la cute grassa. Anzi, fai una cosa: ci aggiungi 2 gocce di olio essenziale di tea tree e lo applico sulla cute e sulle lunghezze. Poi avvolgi i capelli in una pellicola e su un asciugamano, una cuffietta, e tieni in posa per massimo mezz'ora. No, non fare l'errore di tenerlo troppo perché rischi di ottenere l'effetto opposto. Sì, invece per quello che riguarda le erbette le uso spesso in combinazione con l'ennè, a volte faccio i lavaggi con le erbe, però attenzione, occhio, perché le erbe tendono a seccare, tranne l'ibisco, il sidro e il fenugreco. Anche l'amla, in piccola parte, tende a seccare. Eh sì, perché essendo polverose assorbono il sebo e vanno comunque a seccare quel capelluto e le lunghezze. Io di solito quando faccio gli impacchi cerco di inserire una di queste erbe di cui ho parlato, che sono altamente idratanti, che rilasciano mucillagini, all'interno del mio impacco di erbe. Oppure di preparare un gel, come il gel all'amido, gel semi di lino, il gel di fieno greco, e di addizionarlo al mix di erbe con l'ennè, il fieno greco non va d'accordo. O meglio, il fieno greco non va d'accordo con l'ennè. No, 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 no. Indico, 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 con l'indico eviterei. Sì, con l'indico, di solito evito di aggiungere qualsiasi altra cosa. Un pochino di sale, un pizzico di bicarbonato aiutano a rilasciare il colore, per il resto nient'altro. Perché qualsiasi cosa metti ostacola poi il rilascio del colore e che faccia presa sul capello. Invece un'altra cosa che si può fare benissimo, aver fatto l'ennè, è di andare a mettere un pochino di olio sulle punte, il leave-in, sì, per renderle più morbide, soprattutto se i capelli sono mossi o ricci, ci sta un pochino di olio per il leave-in. Se sono secchi, certo, capelli grassi l'olio va moderato tanto, va evitato di usare massiccia quantità. Bagni di olio solo con prodotti che sono sebo regolarizzanti, sì. Ma abbiamo parlato di tante di quelle cose. Quanti prodotti? C'è un po' di confusione, mi è venuta in testa. Ma spero di averti rilassata intanto. Ma sì, dai. Effettivamente ne hai sentito parlare qui sul canale. Sì, abbiamo parlato tanto, in effetti. Di queste cose le conoscevi già? Penso di sì. Niente, abbiamo chiacchierato su tante cose. Però c'è l'ultima cosa che non riguarda i prodotti, è il rilassamento, che è fondamentale per una buona salute dei capelli e anche per la loro bellezza. È essenziale ritagliarsi un momento all'interno della giornata per calmarsi. Fare attenzione a come si respira, curare molto quindi la respirazione e possibilmente dedicarsi alla meditazione. Questo aiuta tanto sia a svuotare la mente, a stare più tranquilli, affrontare meglio le avversità che possono susseguirsi durante il giorno e risolvere problemi con più tranquillità. Sì, è essenziale, secondo me è essenziale. Poi vedo che quando ho finito la meditazione i capelli sono morbidi, 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 come nessun altro prodotto potrebbe fare, perché si migliora la circolazione sanguigna, l'ossigenazione interna dei bulbi biliferi,
appunto i capelli traggono nutrimento e ossigeno dall'interno. Per questo poco fa ti dicevo che non si possono nutrire dall'esterno. Bisogna farlo dall'interno, curando l'alimentazione e cercando di stare bene, quindi inseguire uno stato di equilibrio durante la propria giornata. Si perde continuamente l'equilibrio. Ogni tanto ci dedichiamo un momento solo per noi stesse. Ci vuole non egoismo, prendersi cura di sé e altruismo, perché poi siamo più tranquilli, più rilassati, più calmi e più propensi a dare amore a noi stessi e agli altri. Caspita, come sono chiacchierona stasera. Adesso andiamo a nanna. Buonanotte, ok? Ci vediamo presto. Sì.